Siamo di nuovo insieme su questo canale di videomaking. Oggi parleremo di follow focus, questo accessorio necessario nelle riprese professionali con le macchine cinematografiche come la cinemacamera. Io vi mostrerò due modelli della stessa marca cinese che è molto comprata perché fa dei prezzi molto competitivi. Parlo della Newer, scritto Never, e i due follow focus sono questi. Allora, il primo è il più economico della storia dei follow focus e sto parlando del Newer CN90F. Costa 20 euro su Amazon e come già ho avuto modo di dire in un altro tutorial, in realtà ha una sua dignità, nel senso che pur essendo interamente in plastica, escludendo la parte che va sui binari, è un follow focus che, adoperato con delle lenti adatte, lavora in maniera dignitosa. Quando parlo di lenti adatte intendo dire che le lenti fotografiche molto spesso hanno il cosiddetto breath, cioè vento, vale a dire che essendo nate per la fotografia, gli elementi interni dell'obiettivo sono tali che si muovono, creando appunto l'aria all'interno. E questo significa che quando si va a muovere il fuoco, l'obiettivo si muove e anche il quadro, il frame in qualche maniera si muove. Questo può essere normale per un obiettivo fotografico, quindi non nato per il video, però dà problemi in ambito video, perché ovviamente il cambio di messa a fuoco, che appunto viene spesso fatto in ripresa, non deve alterare il frame, quindi la ripresa. Questo è il motivo per cui la costruzione degli obiettivi cinematografici è differente e spesso un obiettivo con una resa ottica molto simile a un obiettivo fotografico costa tre volte tanto, perché è progettato per essere molto stabile durante lo zoom, se è uno zoom, e la messa a fuoco. Un obiettivo che è relativamente economico, la versione non stabilizzata costa meno di 300 euro ed è un obiettivo otticamente molto valido e infatti molto molto comprato, specialmente sulla cinemacamera, è questo Tamron 1750 f2.8, perché è difficile trovare dei buoni obiettivi che non costino troppo ma abbastanza luminosi. F2.8 è niente male in quanto a luminosità. E questo sostanzialmente è stato progettato anche per un utilizzo video, tanto che sia lo zoom ma soprattutto quello che ci interessa, la messa a fuoco, è tale che non c'è uno spostamento di lenti ed è molto molto preciso. E devo dire che anche questo follow focus appunto economico, messo adoperato appunto su questo obiettivo, dà dei risultati assolutamente dignitosi. Ecco, diciamo, quello che posso dire, lo faccio mostrando più da vicino il follow focus, è che in realtà, ecco, io ora blocco questa qui che è la ruota che va vicino alla ghiera della messa a fuoco. In realtà, come si può vedere, c'è un gioco che più o meno è fra 1-2 mm. E questo gioco in realtà è un difetto di questo follow focus, del resto così economico e con un meccanismo abbastanza semplificato. Pensiamo che un follow focus altamente professionale tranquillamente sforare i 400 euro. In ogni caso, io devo dire che anche questo qui può fare un lavoro dignitoso, malgrado effettivamente ci sia questo gioco. Però volevo parlare del nuovo acquisto che mi ha veramente stupito in maniera incredibile, perché sto parlando del Newer AB-Stop C2, così si chiama il modello, che a dispetto dei suoi 48 euro, quindi diciamo così, che poi alla fin fine costa 30 euro di più o meno il doppio del primo, però veramente io oserei dire che è un'altra galassia, un altro oceano, un altro universo, nel senso che troviamo davanti a un follow focus che pesa più o meno il triplo se non il quadruplo del primo, che evidentemente ha tantissime parti in metallo, che è del tutto privo di qualunque gioco, non c'è gioco neanche di un millimetro in questo follow focus, e quindi già come meccanica è completamente imparagonabile al primo.
e benché la ruota sia in plastica, in realtà si vede che l'ingranaggio è in metallo, così come la scatoletta, e quindi e viene spiegato anche il peso del follow focus. E poi presenta una caratteristica che in realtà è molto importante nel videomaking cinematografico, cioè la possibilità degli stop. Si prendono due fuochi diversi ed è possibile giostrare appunto il fuoco da una parte all'altra, quindi tipicamente mettendo a fuoco ad esempio il soggetto in primo piano con un soggetto che è dietro di lui di qualche metro in generale, ed è possibile quindi fare una forma di narrazione, di regia, laddove ogni volta che io voglio focalizzare l'attenzione sulla che sta parlando lo metto a fuoco. Questo ovviamente senza un apparecchio con lo stone follow focus, con gli stop, diventa molto difficile perché devo andare ad occhio, e sul display per esempio ecco della cinema camera, ma anche sul monitor esterno da 7 pollici, specialmente quando il videomaker non ha il focus puller, quindi è un videomaker indipendente, non ha una vera e propria troupe, deve farlo ad occhio mentre fa altre cose, vede l'inquadratura e quant'altro, ed è molto probabile che anche con i focus peak, quindi con la tecnologia che c'è su queste macchine per far prendere abbastanza precisamente il fuoco, in realtà è molto probabile, senza avere il follow focus con gli stop, in realtà andare fuori fuoco in maniera tale che già su uno schermo da 27 pollici per esempio si vede che il soggetto non è perfettamente a fuoco, e questo ovviamente in una ripresa professionale non va bene. Invece vediamo come funziona questo follow focus con i due stop della Neuer. Eccola, la precisione lo si può ben notare. Io mi muovo lentamente, la corsa di questo fuoco è molto breve, questo è uno zoom. Ora vediamo come funziona il meccanismo, le ghiere sono in metallo, degli stop. Allora, poniamo che io qui ho trovato il mio primo punto di fuoco con cui apro la ripresa e vado a svitare questa vitarella e mettere esattamente qui. Questo pezzo fa questo gioco sostanzialmente. Avvito in modo che ora l'ho bloccata questa vite, questo pirulicchio, in questa maniera. Se poi vedo che il secondo fuoco deve stare per esempio qui, svito questa seconda vitarella e la faccio corrispondere in questa maniera. Quindi a questo punto, avvitando il tutto, io ecco qua dolcemente faccio da una parte, tac, si ferma, quindi so che questo è il fuoco che mi ero trovato, e al contrario avviene la stessa cosa. E adesso vediamo una ripresa fatta con questo follow focus con i due stop, dove c'è un continuo scambio fra due punti diversi, due fuochi diversi, così andiamo a fare un test video. Credo che 48 euro per un prodotto interamente in metallo e con una precisione di questo tipo sia una cosa insuperabile. Su Amazon, su eBay, vedete la concorrenza, anche prodotti comunque made in China, e vediamo che per avere sostanzialmente la stessa precisione e qualità spendiamo 3 o 4 volte in più. Quindi se dobbiamo comprare un follow focus di fascia media e in particolare con lo stop, io consiglio senz'altro questo modello, che veramente costa incredibilmente poco per i risultati e la precisione che dà. Alla prossima su questo canale.